Buongiorno a tutti, mi chiamo Chiara Bombardieri e mi occupo del patrimonio storico dell'ex ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia. Una delle parti di questo patrimonio è sicuramente il Museo di Storia della Psichiatria, che appartiene al circuito dei musei civici della città di Reggio Emilia. Si tratta di un museo un po' diverso dai soliti, non ci propone delle opere d'arte o degli oggetti ritrovati durante delle campagne archeologiche. Quello che ci propone è un percorso storico all'interno di uno dei padiglioni dell'ex ospedale psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia, un percorso che ci consente di ripercorrere la storia del San Lazzaro e attraverso quella la storia della psichiatria italiana. Il San Lazzaro è stato uno dei più grandi ospedali psichiatrici d'Italia, aperto nel 1821 e chiuso nel 1978 con la legge che in Italia ha chiuso gli ospedali psichiatrici. È una legge esclusivamente italiana e questo è anche uno dei motivi per cui il patrimonio del Museo di Storia della Psichiatria di Reggio è molto raro, sono pochissimi in Italia e anche all'estero i luoghi che conservano in maniera così ricca e così accurata, così valorizzata la memoria del passato di un ospedale psichiatrico. È quindi un museo veramente unico nel panorama italiano e non solo, anche per le modalità che sono state scelte per trasmettere questa memoria. Il museo è antichissimo, se ci pensiamo, è stato fondato nel 1875 dal direttore Carlo Livi, dal direttore dell'epoca dell'ospedale psichiatrico, che voleva testimoniare, conservando alcuni oggetti di contenzione che lui non utilizzava più, che grandi progressi aveva fatto la psichiatria dall'apertura dell'ospedale psichiatrico all'epoca, appunto agli anni 70 dell'Ottocento, in cui lui era il direttore. E questo patrimonio è sempre stato conservato e ampliato dai direttori successivi, fino a che negli anni 70, all'inizio degli anni 70, quando ancora gli ospedali psichiatrici erano aperti e funzionanti ed erano già contestati da alcune parti della società, ma non si pensava ancora effettivamente di poter arrivare a una loro chiusura, in quel preciso momento storico l'amministrazione del San Lazzaro decide di bandire un concorso di idee per progetti relativi alla valorizzazione e alla creazione di un museo. Questo perché si trovava al proprio interno un patrimonio storico che non poteva chiaramente più essere proposto nelle stesse modalità ottocentesche, ma che ancora non si capiva bene come poter valorizzare, come poter gestire. Arriva poi la chiusura dell'ospedale psichiatrico e l'allestimento del museo è andato avanti con diversi progetti per alcuni decenni. Questo testimonia proprio come è difficile trasmettere al giorno d'oggi un patrimonio di questo tipo, che ci parla di cose passate, ma in realtà ci parla anche molto del presente. Il restauro del padiglione è iniziato nel 2009, quindi in anni abbastanza vicini a noi, e l'allestimento del museo è andato avanti per tappe tra il 2012 e il 2014. Le linee guida durante l'allestimento attuale del museo sono state soprattutto due. Una, quella di rispettare il più possibile il luogo, il padiglione, quindi tenendo tutte le tracce possibili del suo passato, a cominciare soprattutto dai graffiti che hanno realizzato i ricoverati, che troviamo sotto il portico, che troviamo nelle celle. Il museo, l'edificio del museo è una testimonianza importantissima di quella che era anche la vita quotidiana, perché vediamo le celle, vediamo i locali diurni, vediamo tutti gli strumenti utilizzati per il controllo, dagli specchi agli spioncini e così via. E quindi l'allestimento doveva riuscire a sovrapporsi in maniera filologica, senza andare a creare dei falsi storici, ma rispettando tutto ciò che c'era del museo, in questo molto aiutati dal restauro curato dal Comune di Reggio Emilia, che è stato un restauro assolutamente conservativo e che permette ancora di apprezzare tutte le stratificazioni della storia all'interno del museo. L'altro obiettivo era quello di evitare un allestimento che fosse troppo emotivo, troppo enfatico, che aprisse il fianco a possibili interpretazioni anche un po' morbose. Chiaramente
le storie che noi andiamo a raccontare in un museo che ci parla di segregazione, di esclusione, di internamento sono molto forti ed è veramente difficile cercare di presentarle in maniera equilibrata senza andare a calcare troppo certi tasti. Noi con questo non vogliamo sicuramente dire che il museo serve per pubblicizzare quanto era bello il San Lazzaro. Il museo deve servire per raccontarci un percorso storico, consapevoli che noi non possiamo certo giudicare il passato con gli occhi di oggi. Il museo, vi dicevo, fa parte del circuito dei musei civici di Reggio Emilia, ma è inserito anche in quello che è il resto del patrimonio dell'ex ospedale psichiatrico. Sicuramente il museo è la punta di diamante che però poggia su due pilastri altrettanto solidi, che sono la biblioteca scientifica Carlo Livi e l'archivio dell'ex ospedale psichiatrico. Entrambi hanno iniziato la loro vita ovviamente ancora all'epoca del San Lazzaro, e sono due strumenti fondamentali per ricostruire la memoria di quei luoghi. L'archivio perché conserva tutta la documentazione amministrativa e tutte le cartelle cliniche, non solo, ma anche le fotografie, alcune delle quali sono state proprio utilizzate nell'allestimento del museo, per esempio nei lightbox, proprio per tenere vivo questo dialogo. E poi la biblioteca, che ha non soltanto la parte storica, ma che ha tuttora la parte corrente, continua ad acquistare testi di psichiatria, di psicologia e così via. Quindi in un continuo dialogo, perché non possiamo fermarci, dobbiamo continuare quindi ad aggiornare il patrimonio della biblioteca. Un'altra caratteristica del Museo di Storia della Psichiatria è il fortissimo legame che ha con la comunità, quindi con la città di Reggio. Per molto tempo il San Lazzaro è stato qualcosa di separato dal resto della città, era diviso da mura, e anche quando le mura sono state abbattute e l'ospedale è stato chiuso, per molto tempo questo luogo è stato vissuto con diffidenza e è stato poco frequentato. Negli ultimi anni, anche grazie alla riqualificazione del parco, la città si sta un po' alla volta riappropriando di questo luogo e credo che il museo sia effettivamente una delle chiavi di volta che hanno consentito questo passaggio fondamentale, un momento di ripensamento, di analisi della recente storia della città, di tutto quello che ha significato il San Lazzaro, prima come ospedale psichiatrico e oggi invece come campus universitario, come luogo di incontri, e sicuramente il museo è un punto di incontro fondamentale. Una delle cose che capita più spesso quando si incontrano i visitatori è che qualcuno racconti dei propri ricordi legati al San Lazzaro, perché effettivamente quasi tutte le famiglie reggiane avevano un collegamento con questo istituto, o perché qualcuno aveva dei parenti ricoverati o perché ci ha lavorato. E ancora oggi ci sono tantissime memorie vive e è proprio bello vedere come il museo riesce a essere un collettore di tutti questi momenti, di tutte queste diverse memorie e come riesce anche a rappresentare le diverse voci che fanno parte della storia del San Lazzaro. Infine, la cosa che a me piace di più sottolineare del Museo di Storia della Psichiatria è apparentemente un paradosso. È sì un museo che si occupa di storia, ma è un museo che ci parla tantissimo del presente. Non possiamo pensare di parlare di storia della psichiatria e della chiusura degli ospedali psichiatrici senza tenere presente il problema della salute mentale oggi, quindi non tanto l'organizzazione pratica o tecnica dei servizi, ma è importante che il museo serva anche a far sì che il tema della salute mentale non sia mai dimenticato, sia sempre tenuto presente all'interno della nostra comunità, con le attività, con le scuole che vengono fatte, dalla primaria all'università, e come il museo stesso diventi un tassello di questo dialogo. E questo è possibile grazie anche al contributo che danno i facilitatori, cioè gli esperti per esperienza del Dipartimento di Salute Mentale, che da diversi anni si sono messi a disposizione del museo per gli incontri con gli studenti o anche durante le visite per tutta la cittadinanza, e che sono testimonianza viva e attiva di come un museo può essere veramente una tappa nella
della storia di tutti noi, della vita di tutti i giorni e di come ci possa sempre lasciare, non tanto con delle risposte, ma con delle domande. Questo è l'augurio che io faccio a tutti coloro che visitano il Museo di Storia della Psichiatria. Non tanto di uscire con le idee più chiare, perché noi abbiamo in qualche modo voluto dare una nostra visione della storia, piuttosto quello di portarsi a casa qualche stimolo di riflessione e qualche domanda che possa tornare in mente in diversi momenti della vita futura.